Non voglio deluderti. È una follia. Signore e signori, attenzione! Il calo di zuccheri di quel biondino è tale che l'ha costretto a tirare in ballo un nuovo misteriosissimo avversario. Forse ho capito! Il moccioso vende caramelle al miele per la gola! Che male! È davvero incredibile! Il nostro biondino si riferiva a questo giovanotto parlando dell'ora del goloso! E così un oscuro venditore di caramelle al miele sta per affrontare il perfido Sel! Oh, santo cielo, ma quel bambino non ti sembra il figlio di Kiki? Non sapevo che vendesse caramelle per la gola. E pensare che sua madre voleva farlo diventare uno studioso di fama mondiale. Certo che ormai con quei capelli tinti da teppistello non ha più molte speranze. Per Kiki deve essere stato un colpo terribile, prima il marito e poi il figlio ridotto in quello stato. Povera donna! Ma quello è Gon. Non vorrei dirlo, ma temo che non abbia molto speranze contro quel mostro. Ehi, Krilli, se hai ancora qualche fagiolo di Balzar, ti spiacerebbe darmene uno? Sì. Ottimo, grazie. Ehi, Sel! Ma cosa fai? È uno dei fagioli magici. Mangialo. Ma ti do di volta il cervello. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Possibile che non capiate. Sel è conciato piuttosto male. Se Gon dovesse sconfiggerlo in queste condizioni, non sarebbe giusto. Ma che stai farneticando? Come puoi parlare di giusto e sbagliato in questo caso? Non ho parole. Ma che cosa vuoi dimostrare? Non capisci che agendo così metti solo a repentaglio la vita di tuo figlio? E va bene, ti ringrazio, mangerò questo fagiolo molto volentieri. Ma ti avverto, ben presto ti pentirai di essere stato così generoso con me. Non credo proprio. Che potenza! È straordinario! Mi sento davvero in gran forma! Come hai potuto giocare con la vita di tuo figlio? Sono certo che pagherai molto cara questa tua prodezza, te ne pentirai! Questa deve essere... Sì, questa è l'aura di Gon. Non c'è alcun dubbio, questo significa che il piccolo Saiyan ha superato il suo padre.